never die when love has gone. I know you think you'd like to run away. Never die when all my words. Anche io. Anche perché sono vissuto i primi 10 anni della mia vita a Napoli, e quindi... A Napoli? Che zona di Napoli? Io per la verità sono vissuto a Bosco Reale. Ah, Bosco Reale. Attaccato non conosco a Bosco Reale, però. No, non Bosco Reale, Torre del Greco, Torre Annunziata, ah, ecco. Bosco Reale. Ovviamente per lavoro, per... No, proprio perché i miei genitori si sono trasferiti fuori d'Italia e io sono vissuto con i miei nonni. Ho capito. Prima di iniziare appunto a prenderci questo caffè, diciamo ai nostri telespettatori, chi è Gabriele Laporta? Ma Gabriele Laporta è una persona che si occupa di televisione da molti anni e contemporaneamente ha sempre insegnato, ecco. Perché sono partito come insegnante. L'opportunità mi fu data perché c'era un concorso per una scrittura di testi, ecco. Che è scelto da Giampaolo Cresci ed è entrato. E quindi è entrato così, ha aperto le porte, insomma. Sì. Però ho sempre insegnato. Gli ha portato fortuna il suo cognome. Laporta. Quindi hanno aperto le porte della comunicazione. Sì. Quanto è cambiata, dottor Laporta, la comunicazione, ieri a oggi? Beh, devo dire, è cambiata moltissimo. Ecco, io quando sono entrato era una Rai di Bernabei, dove l'obbligo di fare servizio pubblico era assoluto ed era totale, che vuol dire che noi dovevamo per prima cosa pensare ai nostri telespettatori, che erano i nostri editori, queste sono le parole di Bernabei. Bernabei, gli editori sono i nostri, ovviamente, i nostri utenti che pagano il canone, quindi dobbiamo essere utili a loro e quindi dare delle informazioni in modo gradevole, naturalmente, ma qualcosa che dia loro la possibilità di elevarsi dal punto di vista della conoscenza. Certo. Questo era il nostro obiettivo. Obiettivo, e che è continuato comunque nel tempo. E quando nel tempo tutti quelli, come dire, della vecchia guardia. Della guardia, vecchia guardia. Ormai mentre siamo... quelli di oggi no. Non lo so, non comunque lo so. Io mi riconosco in quelli che hanno più o meno la mia età, che hanno questi principi. Quanta sensibilità appunto quando si... Grazie. Grazie. Eccolo qui. Ah, io prendo il dolcificante. Io prendo lo zucchero di canna. Lo zucchero di canna. Quanta sensibilità ci vuole oggi per fare televisione? Per i giovani, per parlare ai giovani comunque. Allora, quanto riguarda il servizio pubblico Rai, non ho niente da consigliare a nessuno, niente a nessuno se non a me stesso. Certo. Allora, per quanto mi riguarda, bisogna, ecco qui l'ho mediato anche dall'insegnamento, essere a disposizione degli altri e tentare, come dicevo prima, di essere utile. Ecco, questa è una cosa che uno ha un sesto senso. Quando io faccio dei programmi che mi rendo conto che non servono, io sono il primo a accorgermene e quindi magari poi dopo... Sì, magari li chiudo, magari a volte mi sono sbagliato, anzi spesso mi sbaglio, succede, però devo dire la verità in buona fede. E poi quindi li cambio, perché io, ripeto, fino all'età della pensione, cioè fra 2 anni e mezzo, farà queste cose qua. Cosa farà dopo la pensione? Insegnerò. Io insegno all'ISEA di Siena e di Verona, a Verona sono interno all'Istituto Bernheim che specializza gli psicologi, Giovanni Gocci è il direttore e io andrò a Verona a tempo pieno e più mi terrò a Siena. Quindi chiaramente cambierò città. Comunque Roma, cambierò città. La città di Roma. Cambierò città. Beh, ci sono abituato, sono vissuto a Milano, quindi Torino, oltre che a Napoli. Gira, insomma. Sì, sì. Se dovesse proprio fare un viaggio di vacanza, quindi non di lavoro, dove andrebbe? Beh, dunque a me piace l'Europa, mi piace la mite l'Europa. E quindi sceglierei una città che non ho mai visto, per esempio Brema, che non ho mai visto, o Norimberga, città che non ho mai visto. Mi dispiace, però ci andrei tanto volentieri. Oppure sceglierei anche, perché no, per esempio, di approfondire alcuni elementi del profondo sud. Conosco tutto il sud d'Italia bene, però ad esempio ci sono dei posti che ci sono stato poco, come la Calabria. Anche poi dimmi, la Sicilia forse. Molto, la Puglia moltissimo, la Campania va bene, inutile dirlo, però alcuni punti la Sardegna del Nord, per esempio, ecco, sono posti che andrei volentieri a vedere. Le cose che mi piacciono sono un po' l'umanità delle persone, naturalmente il clima. Naturalmente il mare, ma è quel profumo di sensualità. Insomma, prendiamo Napoli. Ecco, Napoli ormai è l'ultima città che è il cuore del sud. Ecco, io ci sto lavorando a Napoli. Allora, vediamo. Uno va a Napoli benissimo. E vede, cosa che non esiste, da dire la verità, in Italia del Nord, le persone, le coppie che si baciano. Vero. Che si baciano per strada. Sì. Ora, e questa allora è una cosa bellissima. Comunque bello, ma certo. Ma poi i baci sono una cosa deliziosa. Assolutamente. Adesso,
È pieno di canzoni napoletane che parlano di evasa, certo, no? Certo, e che evasa, certo. No? I sentimenti appartengono alla sfera della ragione, qualcosa c'è, sì, ma le emozioni che appartengono alla sfera dell'inconscio, come le passioni, queste non le vedo in giro. Cioè non vedo, cioè, non vedo persone disposte a gettarsi per passione, capito? A gettarsi anche in un'altra vita, in un ambito completamente diverso. Una passione consente anche di trascinarsi e di andare verso una persona che non ama, chi se ne importa se c'è amore. Se c'è amore, ecco, amore con la lettera grande. Ma certo. Cosa avverte Gabriele Laporta quando scrive un libro? Di getto ci riflette? Ma ci rifletto perché sono tutti testi, come dire, destinati a un pubblico non vastissimo, perché spesso me le commissiono all'università, ho fatto gli ultimi 5 dizionari, tutti i dizionari di psicologia junghiana, però hanno avuto successo, successo relativo, hanno venduto quasi tutti oltre 8.000 copie, quindi dato che è un target molto basso come numero di utenza, ecco, sono andati veramente bene, evidentemente tramite dalla televisione, certamente, e quindi io ci rifletto molto. Adesso sono 2 anni che non pubblico più, pubblicherò l'anno prossimo, e quindi mi sono preso 3 anni proprio di riflessione ed un altro dizionario, ma ragionato, sull'inconscio e sulla magia, cioè però sul pensiero esoterico. Ecco, vogliamo parlare un po' del pensiero esoterico? Sì. Ecco, è vasto, è profondo. Sì, assolutamente. Beh, lo sta affrontando comunque. Sì, 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 molto, molto. Perché ha a che vedere molto con l'analisi del profondo. Sì, diciamo così, che la magia, non crediate a sciocchezze che vi dicono, la magia è il tentativo di equilibrare la parte interiore con la parte esteriore, il mondo interno con il mondo esterno, tutto qui, non c'è altro. Ed è il tentativo di portare luce laddove c'è l'oscurità, cioè nell'inconscio, cioè di far emergere alcune parti inconsapevoli verso la coscienza. E qui, ecco perché si allaccia, ecco perché alla, si psicoterapia. Alla psicoterapia. Come Jung aveva capito benissimo, o James Hillman ha capito, per parlare dei contemporanei. Tutti personaggi comunque belli, molto forti, strutturati, ma che avevano un gran bisogno e necessità di comunicare, che è una cosa che sento anche io. Se io leggo una cosa bella, il mio primo istinto è quella di comunicarla agli altri, perché se non la condivido mi sembra di sprecarla a tenerla sola per quindi me. Si chiude. Gabriele, che tipo di libro vorrebbe scrivere? Di avventura, d'amore, sull'amicizia? No, dunque, io ho il mio libro totemico, che non riesco mai ad affrontare davvero, è dimostrare quanto nella filosofia antica, cioè quella presocratica e andare indietro, ci fossero tutti gli elementi dell'attuale, anzi più profondi dell'attuale psicologia. E io sono pronto a dimostrarlo, devo scriverlo. E siccome il compito è molto forte, mi spavento ancora prima di iniziare, e quindi sto ritardandolo, ma spero di poterlo fare. Un consiglio che vogliamo dare ai ragazzi: amare. Anche se a volte sembra vano, bisogna amare. E amare porta anche la lettura. È vero, che se non si e non ama, è viceversa. Però bisogna sempre prima amare se stessi, perché se non si ama se rispettarsi. Rispettare, quindi rispettare gli altri, e da qui inizia l'amore. Trasmettere questo e poi essere capaci di perdonare. Benissimo. Perché senza perdono non si muove niente. Questo sì. Progetti quindi per il dottor Laporta? Per quanto riguarda la televisione, realizzeremo 2 programmi interamente dedicati da una parte all'analisi del profondo, che si chiamerà SOS Psiche, che quindi esaminerà il profondo in trasmissione con veri professionisti, certo, che esamineranno dei casi, naturalmente come si può fare in televisione, non molto profondi, ma esamineremo. E dall'altra SOS Medicina, ovvero sia dei consigli, perché ormai sapete che la sanità pubblica praticamente non c'è più, e quindi come tale dei consigli di come comportarsi. Non prendete questa medicina, l'iter che bisogna fare, ma anche dare consigli, nel senso, guardate che ci sono gli ospedali pubblici, per fare queste analisi dovete andare lì. Cos'è l'alba e il tramonto? L'alba mi viene in mente una famosa parola greca, aurodidactalos, l'aurora dalle rosee dita. Quindi l'alba è il momento in cui il roseo si affaccia. I pensieri della notte, che a volte sono un po' oscuri, perché quando uno delle afflizioni di notte aumentano, ecco, è l'alba, è come se sciogliesse tutto questo e di nuovo si affaccia alla speranza. Io sono dalla parte della speranza. Certo. Una frase in latino. Sì. Allora, vediamo, possiamo dirne. Allora, sì, una è molto importante, una è di Didone, a proposito degli amori. Didone, Didone che viene tradita, no? Dall'amore, ma non da Enea. Dagli dèi, da Afrodite, da Venere, che l'ha indotta a innamorarsi e lasciarsi andare alla passione. E quando le prega gli dèi superos, cioè gli dèi celesti, di aiutarla in questa sofferenza perché non ce la fa ad affrontare l'abbandono, gli dèi non le rispondono. A lei dice una cosa
bellissima e terrificante insieme. Flectere, sine quo, superos, acheronta movebo. Se vuol dire, se io non posso avere dalla mia parte gli dei celesti, avrò dalla mia gli dei degli inferi. Bellissimo. Allora vado giù negli inferi, pur di avere vendetta. Sì. Una donna che soffre, un uomo che soffre, capisce cosa vuol dire. Mi è capitato, quindi so che uno è disposto a tutto, anche alla lacerazione. Quanto è brutta la sofferenza d'amore? È tremenda. Io l'ho subita e lancinata. Ci è voluta tanto tempo per uscirne. Ci sono voluti tanti anni per uscire. Addirittura. Sì. Però, insomma, adesso. Così poetico, così teneramente forte ma dolce nello stesso tempo, Gabriele Laporta ama le stelle. Sì. Ama le stelle quanto? Nella sua vita. Qualche stella. Mi viene in mente una leggenda, Pelle Rossa, che le scuole, i guerrieri, quando si comportano bene in vita, nel punto di morte, solo in punto di morte, loro vedono la castellazione dei bambini perduti, che sono proprio delle stelle, ecco, e la vedono solo in quel momento. E poi, mentre la osservano, quelle stelle si tramutano nei bambini che sono stati ecco, e vanno dal guerriero, dalla scuola, li prendono e li fanno diventare una stella. Perché il significato è questo, noi comunque siamo dei bambini perduti. Siamo dei bambini perduti nel cielo. Sì. Cos'altro aggiungere, Gabriele Laporta? Si sente più sole o più luna? Luna. Perché? Luna. Perché io sono lunatico, ma nel senso non che sono strambo, è che sono proprio bizzarro. Arnese, c'è cioè un vino piemontese che si chiama Arnese, che vuol dire bizzarro, buffo, trasgressivo. Chiama. Ecco, sono questo. C'è un omaggio per lei, dottor Laporta, che è la produzione di Un caffè con... Sì, l'è fatto. Dobbiamo... Questo è un sole. Questo, allora è questo per lei. Questo. Questa. Sì. Vediamo se è vero. Vediamo se ho sbagliato. Vediamo. Luna, eccola qua. Facciamo bellissima. Un omaggio della ceramica di vetri, comunque. È un omaggio giusto dolce, così sensibile come lo è lei. Grazie mille. Però è forte, vedi, la creta. Molto forte bello. E dolce come grazie. Lo è lei. Grazie. E noi la ringraziamo ancora. Sempre grazie notturni gli appuntamenti televisivi? Sempre notturni. Sempre notturni. Per ora sì. Sempre notturni, però svegliandoci veramente con la sua grande sensibilità, dottor Laporta. Grazie. Intanto ringraziamo la regia Gianni Petrizzo, operatore assistente alla regia, faccio Jerry. Io l'abbraccio affettuosamente e la ringrazio ancora. E allora, a presto con un altro caffè. Bene, quando volete. Ok, grazie. È solo un piacere. Grazie.